L'isola di Pasqua è il punto d'incontro dei secoli. Dietro alle danzatrici di Ula, alle collane di fiori, ai canti, ai sorrisi di benvenuto, si nascondono sonnecchianti le vestigia di antichi misteri svelati su. Visitatore del presente, sbarco su un continente dal passato senza confini. Qui, proprio come un turista distratto o un profugo in fuga da una catastrofe, il passato ha dimenticato i suoi bagagli. Immagini scolpite nella pietra, una tromba di roccia cava che non si usa ormai da tempo. Arenatesi sulle rive del tempo, le celebri statue o Moai sembrano ancora attendere il ritorno di coloro che le abbandonarono. 1, 2, 3, 4, 5. There were 6. And what 6 originally, yes. Mm-hmm. Is there any project to restore it? No, it's broken into a great many pieces. And can't be re-erected. And the one on the other side is eroded to almost nothing. Yes, that one too was found in the sea. Come grotte sommerse dal mare, gli episodi della storia dell'isola restano scorlenne ed imperiosa per i cittadini di un'isola ben più. Dispersa fra le immense solitudini del Pacifico, a 2000 km dalla più vicina isola abitata, a 4000 km dalla costa sudamericana, l'isola di Pasqua è il posto più isolato e più inquietante del nostro pianeta. Ormai dimenticata, il suo testamento resta lì, inciso nella pietra. Mute celebrità della storia, le statue monumentali dell'isola di Pasqua sono i testimoni di un passato che non sono più in grado di descriverci. Qui visse e perì un modello su scala ridotta del nostro stesso mondo. Come bambini nati morti, alcune statue incomplete non hanno ancora ricevuto quegli occhi che avrebbero dato loro la vita. Sono il simbolo autentico di una civiltà cieca che stava per distruggere il proprio habitat e morire nel tentativo vano di proliferare. Nelle cave di Rano Raraku, effigi incompiute, assopite per secoli, si disgregano lentamente fra la pioggia e il vento. E le voci dei vivi testimoniano una totale indifferenza al loro passato. Oggi cileni a tutti gli effetti, gli abitanti di Pasqua, questo è il nome spagnolo dell'isola, o Rapa Nui in polinesiano,
hanno perso anche la memoria della propria identità culturale a contatto con la civiltà occidentale. Gli abitanti di Pasqua sembrano ignorare che per quasi un millennio, confinati su quest'isola triangolare di appena 21 km per 15, i loro antenati avevano generato una civiltà in miniatura, unica nel suo genere, con le sue complesse strutture sociali, le sue credenze, la sua tecnologia, la sua scrittura. Dopo la sua scoperta, avvenuta nella domenica di Pasqua del 1722, ad opera del navigatore olandese Roggeveen, la cultura occidentale si abbatté sull'isola come un tifone. Al saccheggio dei mercanti di schiavi peruviani e delle baleniere americane si aggiunse il vaiolo che decimò gli indigeni. Al punto che nel 1877, di una popolazione che contava 20.000 anime, non restavano che 111 sopravvissuti stravolti. Per quanto recenti, essi ignorano praticamente tutto delle catastrofi che hanno segnato il loro passato. Ma senza alcun dubbio, i primi abitanti dell'isola di Pasqua furono marinai che avevano perso la rotta a causa del vento, naufraghi del Pacifico, originari delle lontane isole occidentali della Polinesia. Al calar della sera sull'isola mi vengono in mente una miriade di domande. Quando degli esseri umani si trovano confinati in un mondo così limitato, è possibile che davvero non arrivino a sognare cose impossibili, straordinarie, gigantesche? There is something that I wonder. E ancora, si potrà mai avere un'idea di come fosse realmente l'isola all'arrivo dei primi uomini? In qualche rara canzone l'isola vibra ancora, oltre il tempo e i mari, come l'eco di un passato più profondo, di una voce più lontana. Questi antichissimi canti sono rimasti più puri qui che in Polinesia, proprio per via del lungo isolamento dell'isola al riparo da ogni interferenza straniera. Sono state preservate grazie agli sforzi di qualche saggio e amatore appassionato. Il dottor Roman Campbell, per esempio, medico dell'isola, che fa ascoltare le sue registrazioni al comandante Cousteau. Il dottor Campbell rimase molto sorpreso quando registrò per la prima volta questo canto. Non aveva mai sentito nulla di simile nelle isole del Pacifico. L'analisi scientifica di questo tipo di musica, dice, rivela la forte influenza delle Indie, mentre i testi sono ispirati ad antichi poemi cinesi. Tra gli stessi isolani sono proprio pochi quelli che ricordano questi canti e sanno interpretarli. Yamano, Kahi Yamano Tere.
Per più di un secolo, antropologi e esploratori hanno cercato di penetrare i misteri delle origini culturali dell'isola di Pasqua. Il professor Da Silva, dell'Università di Santiago del Cile, rintraccia i probabili itinerari migratori dei primi abitanti di Pasqua attraverso le isole polinesiane. Nuova Zelanda e Isla di Pasqua. Questi, racconta il professor Da Silva, arrivarono al più tardi con il leggendario re Otumatua durante il VII secolo della nostra era. Partiti dalle Marchesi, per popolare anche le Hawaii, Tahiti e la Nuova Zelanda, i coloni erano probabilmente alla ricerca di nuove terre, quando la tempesta li scaraventò sull'isola di Pasqua e lì li lasciò prigionieri per sempre. Come tutti gli emigranti polinesiani, avevano imbarcato donne e bambini, e anche gli animali domestici e le piante che permisero loro di fondare una colonia. L'antropologo Robert Kroll descrive le incisioni rupestri che rappresentano le scialuppe a bordo delle quali arrivarono fin qui. Si tratta di una scialuppa polinesiana a doppio scafo e con poppa rialzata, dice, incisa su una pietra scoperta nel 1974 dal dottor Malloy. Il dottor Kroll indica il profilo dei due scafi della scialuppa e della poppa rialzata dove prendeva posto il capo, il re Oariki. Il professor William Malloy, un'autorità sull'isola di Pasqua, dice a Custo che le statue non sono così stilizzate come si potrebbe credere. Al mio commento sul naso un po' esagerato di tutte queste statue, il dottor Malloy replica che si tratta di una rappresentazione stilizzata del naso di questo popolo e che, dopo tutto, questa gente assomiglia alle statue. In un certo senso, queste statue sono le caricature di numerosi isolani. In risposta alle mie domande, il dottor Malloy precisa che ci sono 260 statue qui, nella cava del vulcano di Rano Raraku. Ma ve ne sono molte, moltissime altre magari ancora sotterrate, seppellite dal cedimento della scarpata. Questa statua ribaltata era un tempo dritta come le altre, ma poi ha progressivamente ceduto a causa delle forze naturali dell'erosione. Gli dico, mi era stato raccontato che tutte le statue erano andate distrutte durante una rivoluzione. No, mi risponde Malloy, non le statue della cava. Nella cava è rimasto tutto intatto. Sono state rovesciate solo le statue che si trovavano sugli altari, gli Aus. Nel XVII secolo, in un eccesso di furia distruttrice, tutte le statue dell'isola furono buttate giù, ma quelle della cava, che erano ancora cieche e non esistevano quindi realmente, furono risparmiate. Per scolpire queste statue gigantesche, si cominciava a sgrossare il blocco, scavando un solco tutto intorno. Poi si scolpiva, prima la parte superiore ed in seguito quella inferiore. Nel frattempo, la statua appoggiava su una lunga e stretta chiglia, che veniva poi ritirata al momento del varo. Per sostenere la pesante statua, la parte inferiore veniva riempita di terra pressata e la chiglia veniva distrutta, frammento per frammento, finché la statua tenuta non fosse stata pronta a scivolare lungo il pendio per prendere posto nella fossa pronta a riceverla. Le grandi Moai, raffigurazioni di antenati e non di dei, detentrici della mana o potenza spirituale, pesavano fino a 15 tonnellate. Venivano calate su piani inclinati, poi trainate con dei cavi in fibra su dei carrelli in legno, materiale allora abbondante, fino all'altare che avrebbero dovuto ornare. Alla base del pendio, le statue sono allineate come manichini nella vetrina di un negozio. Perché questo accumulo? Ai piedi del vulcano le statue attendevano di essere trasportate.
venivano erette alla base del pendio per fissare sul loro ventre un grosso carrello in legno. La produzione si effettuava più rapidamente del trasporto. Ne risultava un rallentamento, un ingorgo preistorico. E intanto uno stock, un inventario impressionante, veniva costituendosi. Da qui, dice il dottor Malloy, si vede bene che gli isolani cercarono di trar profitto da ogni minima porzione di terra sulla loro isola sovrappopolata. Quanti erano? Diverse migliaia? Su questo isolotto sperduto? Diverse migliaia, forse 20.000. Forse, o forse un po' meno. Difficile a dirsi. Ma è evidente che la terra sia stata sfruttata oltre misura. E tutti gli alberi sono stati abbattuti. Le domande che ci vengono in mente sono numerose. Quale cataclisma distrusse quest'isola un tempo fertile e ricca di legname? Per quale fine venivano scolpite queste figure gigantesche, il cui numero è stimato intorno al migliaio? Perché furono poi abbattute? Cousteau incarica la squadra esplorativa diretta dal figlio Philippe per far luce su tutti questi punti. Sulla costa settentrionale dell'isola, vicino a una statua restaurata da Thore Heyerdahl, che veglia sull'unica spiaggia dell'isola, Philippe e i suoi compagni installano il campo. Secondo la tradizione, è qui che verso la fine del VII secolo sarebbero sbarcati il re Otumatua e il suo equipaggio. Avevano con sé solo qualche pollo e delle piante di mais, ma nonostante ciò sopravvissero per più di un millennio. Philippe e la sua equipe, pur non prevedendo un soggiorno così lungo, sono arrivati con materiali ben più importanti: imbarcazioni, motori, scafandri, compressori e tutto l'equipaggiamento necessario ad un difficile studio. Nella tendopoli, in cui troveranno vitto e alloggio, i membri dell'equipe cominciano a preparare la missione. Ci sono Michael Sullivan, pilota e sommozzatore, Dominique Arieux, cineoperatore, Jean Cousteau, intendente al campo, Guy Jouas, tecnico del suono, Dominique Soumian, capo sommozzatore, e infine Philippe, incaricato di organizzare l'esplorazione dell'isola e dei suoi 13 secoli di storia. Nelle prossime settimane scopriremo l'intera isola e il suo litorale sottomarino. Ci sposteremo a cavallo nell'entroterra selvaggio come gli autoctoni, malgrado una diffidenza reciproca. Scaleremo ripide scogliere alte più di 200 metri, veri e propri bastioni eretti contro il mare. Esploreremo le caverne scavate quasi ovunque nella roccia vulcanica. Per avere una visione globale, prenderò le vie dell'aria di modo che non passi inosservato nessuno degli indizi che possa permettere di svelare la vera storia di quest'isola. Un gommone, l'imbarcazione ausiliaria di immersione, viene accuratamente preparato ad affrontare le turbolenze delle acque costiere di Rapa Nui. Per la ricognizione aerea, assembliamo sul posto un velivolo sul quale un artista dipinge il simbolo più appropriato. L'immagine stilizzata del Tangata Manu, l'uomo uccello, oggetto di culto durante i 200 anni seguiti all'abbattimento delle grandi statue nel XVII secolo. Ben stretto dalle cinture a questo fragile velivolo, decollo per un volo di collaudo. Sotto di me, gli Haus, altari maestosi, seguono il profilo frastagliato della costa.
Frutto di un lavoro lungo e difficile, la loro funzione resta ancora sconosciuta, nonostante la presenza nelle vicinanze di forni crematori per i morti. Alcuni esperti hanno ipotizzato che le statue siano state forse trasportate nei vari punti dell'isola con delle imbarcazioni di giunchi. Se davvero fosse stato usato questo metodo, alcune di queste statue sarebbero state inevitabilmente disperse e dovremmo ritrovarle durante le nostre immersioni esplorative. Sotto la superficie tutto è calmo. La luce opalescente dei nostri fari rivela un vuoto irreale. Siamo quasi stupiti di arrivare su un fondale sabbioso. Un gradino a 30-40 braccia di profondità, largo qualche miglio, circonda tutta l'isola fino agli abissi marini del Pacifico. Le forme che emergono dal fondo ci sembrano vagamente familiari. Per un istante crediamo di aver trovato le statue sommerse che cerchiamo, ma un esame ravvicinato ci rivela solo dei blocchi di roccia vulcanica erosi e coperti di concrezioni. Nonostante la leggenda racconti che l'isola di Pasqua altro non è che quanto rimane di un continente sommerso, tutte le prove confermano invece che si tratta di un'isola d'origine vulcanica che si è sollevata dal fondale oceanico a causa di eruzioni successive. In superficie, attraversando il paesaggio spoglio, i membri dell'equipe hanno l'impressione inquietante di andare indietro nel tempo. Come potrebbe capitare ad un detective che perquisisce una stanza abbandonata, il passato diventa brutalmente presente. Avvenimenti da tempo dimenticati ritornano tangibili, quasi reali. In questo deserto assolato, ci sembra a volte di ascoltare voci soffocate da migliaia di anni. Su tutta l'isola, come versetti di una breve preghiera, si diffonde una litania di pietre cariche di immagini, di incisioni rupestri, di uomini uccello, di fiori, di pesci, di tartarughe e di centinaia di altre figure fantastiche. Le numerose grotte presenti nella roccia vulcanica dovevano certo servire da rifugio agli uomini. Nella maggior parte delle 200 caverne esplorate, l'equipe ha trovato scheletri o reliquie.
Il professor Da Silva spiega che con la progressione del disboscamento dell'isola, la popolazione in costante aumento dovette, per mancanza di legno da costruzione, adottare a dimora dei rifugi naturali, vivendo e morendo in questa e altre grotte disseminate su tutta l'isola. Fra le vestigia si trovano delle piccole statue dal significato incerto, divenute con il turismo e la moda antropologica oggetto di grande speculazione. Alcune di queste sono state nascoste dagli isolani. Una di esse viene mostrata di nascosto all'equipe Cousteau, che la fotografa per poterla poi far vedere al professor Malloy. Henry Garcia racconta al dottor Malloy l'origine di queste foto fatte ad una statuetta ritrovata da uno dei suoi amici pescatori. Vorremmo sapere se è una statua autentica, chiede Mike. Il dottor Malloy ci indica dei segni sulla pietra, lungo le braccia, e la somiglianza fra il corpo stilizzato della statuetta e quello delle grandi statue. Al contrario, però, la testa è molto diversa. Si tratta forse di uno stile da prototipo molto antico. Sebbene sia difficile fare certe affermazioni basandosi su questo tipo di dati, la statuetta sembra proprio essere autentica. On y est à peu près? La caméra est prête? Incuriosito dal fatto che un'isola che un tempo ospitava diverse migliaia di uomini possa oggi sfamare una popolazione di sole 600 persone, Cousteau va a caccia di spiegazioni plausibili. Una variazione del livello dell'isola, forse. Insieme ad altri membri dell'equipe si prepara ad ispezionare i fondali sottomarini circostanti. Allontanandoci dall'imbarcazione che galleggia al di sopra di noi, scopriamo rapidamente che il tavolato che circonda l'isola è anch'esso deserto. Come se l'impoverimento della terra in superficie si fosse poi propagato come un cancro verso il largo. Tuttavia, qua e là, appare qualche pesce. Ma siccome quest'isola è sprovvista di una scogliera frangente, contrariamente agli atolli del Pacifico, i primi coloni hanno certo dovuto trovare grosse difficoltà a catturarli. E caverne sottomarine scavano la roccia in profondità e si inoltrano a volte sotto il livello del mare, imprigionando sacche d'aria in una massa di lava solidificata. Vere e proprie gallerie sotterranee, formatesi in seguito al raffreddamento del tufo vulcanico, esse sono molto simili a quelle esplorate sull'isola, tranne che per un unico dettaglio. Le caverne sottomarine non rivelano alcuna traccia di occupazione umana. Esse furono sicuramente sommerse molto prima dell'arrivo dei primi uomini a Rapa Nui. Ancora una volta, come in centinaia di luoghi sacri del passato, sogno che la Terra sia un organismo vivente, un sistema di forze strettamente solidali dall'equilibrio fragile e costantemente fluttuante. Il mare e la scogliera, l'albero e il deserto. Qui, forse, sull'isola di Pasqua come altrove, gli esseri umani hanno interferito con un processo naturale e hanno scoperto, ma troppo tardi, che le ferite inflitte alla natura si cicatrizzano male, semmai guariscono.
Anche vista dal cielo, l'isola rivela tutta la sua aridità e sterilità. Una vegetazione rada e qualche albero piantato qua e là dopo la sua scoperta. Numerosi indizi e testimonianze attestano tuttavia che i primi coloni vi trovarono arrivando foreste lussureggianti. Disegnando o ricalcando a matita alcune incisioni rupestri, ecco apparire immagini di fiori e grandi alberi una volta comuni sull'isola. Il professor Da Silva rievoca per Cousteau immagini della vegetazione di Pasqua in un tempo remoto. The flower, the tea, and the tree. And the tea, only tea and the only flowers. Le incisioni rupestri rivelano fiori ed alberi immensi. È un elemento essenziale della storia dell'isola. Visto che quando fu scoperta non restava più praticamente nessun albero. When the island was rediscovered, there were practically no tree left. Yes. The eucalyptus that we see have been planted thereafter by the company. Nel museo dell'isola, il professor Malloy descrive altri oggetti preziosi, tutti in legno. Ciò che più colpisce in merito all'isola di Pasqua, dice, è che vi si incontra un popolo ai confini della civiltà. Questo popolo possedeva un linguaggio scritto, inciso su tavolette di legno come questa. È un linguaggio geroglifico, che non è mai stato decifrato, sebbene eminenti linguisti vi stiano lavorando. Non se ne conosce il significato. È uno dei misteri più inquietanti dell'isola di Pasqua. Ci si chiede come mai una comunità così piccola avesse bisogno di un linguaggio scritto. E antichi racconti menzionano l'esistenza di diverse migliaia di queste tavolette conservate in biblioteche o da preti. Oggi ne restano pochissime. Infatti, ve ne sono solo 26 esemplari in tutto il mondo. È questa rarità che rende estremamente difficile l'interpretazione. Particolare curioso. Si comincia a leggere qui, dalla prima riga fino alla fine. Poi il testo continua all'inverso e nella direzione opposta. Quindi, secondo il professor Malloy, per leggere, si comincia dalla prima linea, poi si gira la tavoletta per leggere la seconda, e così via. La lettura è un capovolgimento continuo della tavoletta. Bruciate come volgare legna da ardere, o come simboli pagani, restano oggi solo poche di queste tavolette di geroglifici. Queste incisioni indecifrabili servivano forse da prontuario ai narratori. I loro minuscoli geroglifici, incisi con precisione, rivelano una sorprendente somiglianza con la scrittura simbolica della Valle dell'Indo nell'Asia meridionale. Universalmente conosciuti per le loro monumentali statue totemiche in pietra di lava, gli abitanti di Pasqua avevano anche scolpito delle statuette intagliate nei vari tipi di legno duro dell'isola, ormai da tempo scomparsi. Gli stessi resti delle prime abitazioni rivelano l'uso intensivo di legname. Nelle buche che ospitano le fondamenta venivano eretti un tempo dei pilastri di legno che sostenevano i tetti in erba o in paglia. Cosa successe in seguito? Quale sequenza di avvenimenti ha portato una società fiorente, creativa, ingegnosa a vivere in casupole di pietra o a rifugiarsi in rifugi naturali quali le grotte vulcaniche?
Con la speranza di trovare nuovi indizi, l'equipe esplora nuove grotte e vi scopre ancora e come sempre dei reperti ossei umani. Stavolta Philippe, capo cordata, scala con alcuni suoi compagni le scogliere scoscese che dominano il mare sul lato settentrionale dell'isola. Mentre avanzano via terra verso il punto d'incontro, la base del bastione naturale, un altro gruppo arriva dal mare per sbarcare sul cantiere di lavoro materiali pesanti e provvigioni. Circa 60 metri al di sopra del livello del mare, Philippe e i suoi compagni scoprono una grotta che conserva tracce evidenti di vita e di morte. Anch'essa nasconde il suo bottino di ossa, ma qui la loro presenza sembra avere un significato differente. Persino le aperture più strette offrono un accesso alle grotte. Ma perché gli abitanti di Pasqua venivano qui? Per compiere qualche rito segreto? O per lasciare i loro morti? Morti che non cremavano più come in passato. Venivano qui per morire? Oppure spinti dalla paura? Come spiegare altrimenti l'accanimento degli occupanti a dissimulare ogni traccia visibile dell'esistenza delle grotte? Perché avrebbero bloccato le entrate in modo da permettere il passaggio di un solo uomo alla volta? Come spiegare altrimenti che degli uomini cercassero rifugio in nicchie estremamente inaccessibili, come talpe che sfuggono al falco? Questi enigmi sono tanto impenetrabili quanto la foschia che, con il cambiamento di stagione, prende ora in trappola l'equipe. Isolata nell'oceano e nello spazio, l'isola è ora prigioniera di una serie di tempeste. Il campo è minacciato da violente raffiche e Jean Cousteau lancia un appello di pericolo agli uomini in spedizione. Ritornano precipitosamente, rafforzano il fissaggio delle tende. I primi coloni di questo frammento di terra sperduta hanno probabilmente dovuto lottare contro gli elementi, ma essi stessi non sono stati in grado di proteggersi contro un nemico più temibile. Prigionieri gli uni degli altri, soli e incapaci di far regnare la pace nel loro minuscolo universo, gli isolani non potevano che sognare la fuga. Una fuga simboleggiata dall'uomo uccello, anch'esso ispirato al Manutara, una rondine di mare. Dopo il rovesciamento delle statue giganti, l'uomo uccello, divenuto oggetto di culto, incarnerà anche una nuova forma di tirannia, quella del più forte. E in questo isolotto al largo nidificava il Manutara, la posta in gioco di una corsa annuale al potere. Qui a Dorungu, il capo del clan, il cui nuotatore riportava dall'isolotto di Motu Nui il primo uovo della stagione, era consacrato uomo uccello per tutto l'anno.
Siccome il vincitore spesso ricattava e perseguitava i clan rivali più deboli, gli stretti passaggi, facili da difendere, divennero presto sull'isola una caratteristica architettonica. Il professor Gonzalo Figueroa descrive a Filippi il culto dell'uomo uccello. I chiefs and the priests of different lineages used to come here every year by the beginning of the spring. And they stayed. I capi e i preti delle diverse tribù, mi dice il professor Figueroa, si riunivano qui ogni anno all'inizio della primavera. I loro rispettivi campioni, cioè i loro migliori nuotatori, dovevano andare a caccia del primo uovo di Manutara, cioè di sterna, un piccolo uccello migratore di mare. Mentre i capi e i preti celebravano i riti di culto della fertilità, i nuotatori attendevano di potersi impadronire del primo uovo che riportavano poi a nuoto al loro capo, che diventava così il Tangata Manu, ossia l'uomo uccello. Questo titolo conferiva al capo e alla sua tribù una grande potenza magica e religiosa. Se ne servivano per far la guerra alle altre tribù, che erano intimorite dal potere speciale del Tangata Manu, l'uomo uccello. Chiedo se questo succedeva all'inizio della storia dell'isola. No, mi dice, questo culto si affermò completamente quando le antiche tradizioni, gli dei ancestrali, iniziarono a decadere. Il dio antico era il Makemake, il dio creatore. Nessuno degli attuali isolani ricorda il nome di tutte le divinità che ingombravano il pantheon di Rapa Nui e che erano simboleggiate da animali o vegetali. L'immagine del Makemake, il più potente e comune dei primi dei, è qui decalcata da una pietra, secondo una tecnica che ci viene mostrata da Robert Kroll. Contrariamente a molti altri popoli primitivi, gli isolani di Pasqua non conoscevano né Satana né il dio del male. Ciò che credevano era che essi stessi portassero dentro il diavolo. E se pregavano, era solo per sfuggire al male d'origine umana che li circondava. Come se la ripetizione potesse dare consistenza e realtà alle loro speranze, essi hanno ricoperto le rocce dell'isola di incisioni raffiguranti l'uomo uccello. Architecture of the type represented by the large open-air altars that we see being restored here has a considerable antiquity on Easter Island. The earliest radiocarbon. Il dottor Malloy dirige la restaurazione di uno degli Ahu, uno degli altari all'aperto dell'isola. Grazie alle datazioni effettuate con il carbonio 14, si può determinare l'età di questa struttura. La più antica risale alla fine del VII secolo della nostra era. E già vi si trovano tutte le caratteristiche principali di questo tipo d'architettura. Questo stile potrebbe quindi risalire a qualche secolo prima. Attraverso tutta la Polinesia si possono trovare esempi ben più modesti di queste strutture. Ma qui, su quest'isola, essi hanno raggiunto uno sviluppo eccezionale. Certo, la fioritura più rigogliosa di costruzioni religiose di tutta la Polinesia. Col passare del tempo, questi altari divennero sempre più numerosi, fino a ricoprire tutto il litorale dell'isola. Alcuni sono anche stati costruiti nell'entroterra. Numerose statue venivano erette su tutti gli altari costruiti. Questa esplosione architettonica è proseguita aumentando di intensità fin verso la fine del XVII secolo, epoca in cui sono state scolpite le statue più grandi e costruite le strutture più importanti. È proprio in quel periodo che, per ragioni ancora oscure, l'intera isola fu sommersa da un'ondata di violenza e di guerre intestine. Era forse dovuto alle esigenze della classe dirigente, i preti, per avere sempre più statue, statue sempre più grandi, per il loro trasporto, la costruzione degli altari e tutta la vita cerimoniale associata al culto.
In ogni modo, è in quest'epoca che tutto si concluse. La maggior parte delle statue e degli altari furono distrutti e coperti da monticcioli in pietra. Sprecando energie in produzioni totalmente vane, esaurendo le risorse naturali, dovendo far fronte al sovrappopolamento e alla carestia, essi provocarono il crollo dell'ordine sociale dell'isola. Tra la violenza e il caos, le grandi statue, simbolo di quest'ordine scaduto e ora odiato, furono buttate a terra e lì lasciate con il collo spezzato. Il professor Da Silva racconta che questo Moai proveniva dalle cave di Ranuraraku e che era il più grande mai eretto sull'isola di Pasqua. La corona, o cappello, delle statue proveniva da un vulcano sul versante opposto dell'isola. Questa statua, la più grande di tutte, fu anche l'ultima ad essere rovesciata. Durante l'ultima guerra, questo è l'ultimo Moai che stava in piedi. Así es que es el más grande y es también el último Moai botado. But in this period of depletion of the natural resources and of heavy population, as I was telling you, correlates with the period in which this cult. In un periodo in cui le risorse naturali erano quasi esaurite, in cui la popolazione era molto densa, le condizioni di vita erano dure, molto dure. Le varie tribù guerreggiavano e vi fu una forte recrudescenza del cannibalismo. Gli uomini davano la caccia all'uomo senza sosta e i domini di pesca o di coltura erano ferocemente protetti contro ogni intrusione. Se uno straniero vi si avventurava, veniva ucciso e mangiato. Oggi, nascoste fra le piante di banane, restano ancora le vestigia di minuscole trincee, dei rifugi che furono abitati. Ma gli alberi hanno smesso di proteggere l'isola e devono essi stessi essere protetti da piccoli muri di pietra. Le vestigia più impressionanti si trovano comunque nella cava di Ranuraraku. Resto sbalordito dalle dimensioni della più grande di tutte le statue in costruzione nella cava. 22 metri d'altezza e pesante più di 400 tonnellate. Quando i lavoratori la videro, dice scherzando il dottor Malloy, devono aver detto, basta così, era troppo per loro. Il culto delle statue volgeva al termine. Lei crede che il crollo repentino della loro civiltà sia dovuto a questo? Chiedo. Molto probabilmente la loro cultura doveva cambiare per sopravvivere. È quanto è successo con la comparsa di una nuova religione che sembrava loro più facile da sostenere, il culto dell'uomo uccello. Siccome le tracce della preistoria sono spesso più visibili da alta quota che al suolo, Philip effettua numerose escursioni aeree. Dopo settimane di esplorazione inizia una nuova ricognizione aerea. Ma stavolta il volo avrà per lui un tragico epilogo. A causa di un guasto al motore, a 80 metri d'altezza, il velivolo precipita e cade non lontano dal lebrosario dell'isola. Scoperto dai lebrosi, Philip viene trasportato e riceve finalmente le prime cure mediche. Più tardi, al crepuscolo, Michael Sullivan e Dominique Soumian tornano ad esaminare il luogo dell'incidente. Il velivolo è irrecuperabile. Questo ci ricorda che la nostra tecnologia, come molti altri dei, può fallire. Ridotto un po' meglio del suo apparecchio, Philip sopravviverà.
dopo un anno di cure e diverse operazioni, si ritroverà quasi intatto. Essendosi praticamente conclusa la sua missione, egli lascia l'isola, curiosa ironia della sorte, per via aerea. Proprio quella che sognavano un tempo gli isolani per fuggire ad una tragedia ben più grave. Il mare stesso, che rese prigionieri gli isolani di Pasqua, è oggi molto più ospitale con i sommozzatori di quanto non lo fosse stato con loro. In mancanza di Philippe, l'equipe si immerge per un'ultima ricognizione nel mondo sottomarino dell'isola di Pasqua. Un mondo che si era progressivamente chiuso agli isolani, quando anche il legno per costruire le barche era venuto a mancare. Sulla terra, un'altra realtà andava scomparendo. Uomini sempre più famelici e carichi d'odio si massacravano l'un l'altro senza speranza. Ma fra i silenziosi abissi marini resta ancora la sensazione illusoria di pace e ordine naturale. Anche qui, prede e predatori convivono in un equilibrio in continuo cambiamento. Partner istintivi che, diversamente dagli uomini, sfuggono raramente al proprio destino. Ma i pesci non costruiscono alcuna cattedrale. Confido al dottor Malloy che presto dovrò partire e che questo mi mette addosso un'enorme tristezza. Del resto anche l'isola ha una storia triste, risponde. È l'immagine di una cultura sviluppatasi nell'isolamento più completo e finita con una distruzione quasi totale. Figure spettrali di un universo desolato, le statue monumentali hanno forse trasmesso in passato la potenza spirituale, la mana, degli antichi antenati ai discendenti della loro tribù. Probabilmente perché questi avevano fiducia in loro. Ma oggi non c'è più nessuno sull'isola di Pasqua che possa crederci. A reliquie senza anima di una fede fallita, i loro occhi incompleti non riflettono né ricordi né speranze. Ma per quanto depredata e desertica fosse divenuta Rapa Nui, per quanto disperati fossero i suoi abitanti, l'isola non è mai rimasta a corto d'armi, grazie all'ossidiana dalle schegge taglienti. Con simili strumenti, gli isolani si massacrarono reciprocamente fino all'estinzione e poterono così migliorare temporaneamente la loro misera vita quotidiana. La storia è piena di parabole sinistre. Quella dell'isola di Pasqua ne è un esempio. Ci ricorda che le risorse della nostra isola, la Terra, non sono meno limitate. Ci ricorda che l'innegabile ingegno creativo dell'uomo sembra portare in sé fatalmente i germi della propria distruzione. Qui, nel bel mezzo di un mare infinito, una cellula vagabonda di civiltà umana ha gettato l'ancora, ha creato una civiltà ed è scomparsa, lasciando solo un pugno di sopravvissuti senza alcuna memoria cosciente di ciò che fu. Eppure, se l'uomo ha in parte inventato se stesso, se le generazioni attuali sono nate dall'immaginazione di uomini morti ormai da tempo, allora abbiamo ancora una possibilità di scelta noi, isolani come loro. Tramanderemo i tesori del genio inventivo e della saggezza degli uomini a eredi degni e viventi o a reliquie senza anima che non si interessano di tutto ciò che sarebbe stato possibile? Gli abitanti di Pasqua avevano forse ragione. Noi non siamo vittime di un dio del male, ma del male che ci portiamo dentro. Le incisioni rupestri rivelano fiori ed alberi immensi. È un elemento essenziale della storia dell'isola, visto che quando fu scoperta non restava più praticamente nessun albero. The eucalyptus that we see have been planted thereafter by the company.
Nel museo dell'isola, il professor Malloy descrive altri oggetti preziosi, tutti in legno. Ciò che più colpisce in merito all'isola di Pasqua, dice, è che vi si incontra un popolo ai confini della civiltà. Questo popolo possedeva un linguaggio scritto, inciso su tavolette di legno come questa. È un linguaggio geroglifico che non è mai stato decifrato, sebbene eminenti linguisti vi stiano lavorando. Non se ne conosce il significato. È uno dei misteri più inquietanti dell'isola di Pasqua. Ci si chiede come mai una comunità così piccola avesse bisogno di un linguaggio scritto. E antichi racconti menzionano l'esistenza di diverse migliaia di queste tavolette conservate in biblioteche o da preti. Oggi ne restano pochissime. Infatti, ve ne sono solo 26 esemplari in tutto il mondo. È questa rarità che rende estremamente difficile l'interpretazione. Particolare curioso. Si comincia a leggere qui, dalla prima riga, fino alla fine. Poi il testo continua all'inverso e nella direzione opposta. Quindi, secondo il professor Malloy, per leggere, si comincia dalla prima linea, poi si gira la tavoletta per leggere la seconda, e così via. La lettura è un capovolgimento continuo della tavoletta. Bruciate come volgare legna da ardere o come simboli pagani, restano oggi solo poche di queste tavolette di geroglifici. Queste incisioni indecifrabili servivano forse da prontuario ai narratori. I loro minuscoli geroglifici, incisi con precisione, rivelano una sorprendente somiglianza con la scrittura simbolica della Valle dell'Indo nell'Asia meridionale. Universalmente conosciuti per le loro monumentali statue totemiche in pietra di lava, gli abitanti di Pasqua avevano anche scolpito delle statuette intagliate nei vari tipi di legno duro dell'isola, ormai da tempo scomparsi. Il dottor Malloy dirige la restaurazione di uno degli Au, uno degli altari all'aperto dell'isola. Grazie alle datazioni effettuate con il carbonio 14, si può determinare l'età di questa struttura. La più antica risale alla fine del VII secolo della nostra era. E già vi si trovano tutte le caratteristiche principali di questo tipo d'architettura. Questo stile potrebbe quindi risalire a qualche secolo prima. Attraverso tutta la Polinesia si possono trovare esempi ben più modesti di queste strutture. Ma qui, su quest'isola, essi hanno raggiunto uno sviluppo eccezionale. Certo, la fioritura più rigogliosa di costruzioni religiose di tutta la Polinesia. Col passare del tempo, questi altari divennero sempre più numerosi, fino a ricoprire tutto il litorale dell'isola. Alcuni sono anche stati costruiti nell'entroterra. Numerose statue venivano erette su tutti gli altari costruiti. Questa esplosione architettonica è proseguita aumentando di intensità fin verso la fine del XVII secolo, epoca in cui sono state scolpite le statue più grandi e costruite le strutture più importanti. È proprio in quel periodo che, per ragioni ancora oscure, l'intera isola fu sommersa da un'ondata di violenza e di guerre intestine. Era forse dovuto alle esigenze della classe dirigente, i preti, per avere sempre più statue, statue sempre più grandi, per il loro trasporto, la costruzione degli altari e tutta la vita cerimoniale associata al culto. In ogni modo, è in quest'epoca che tutto si concluse. La maggior parte delle statue e degli altari furono distrutti e coperti da monticcioli in pietra. Sprecando energie in produzioni totalmente vane, esaurendo le risorse naturali, dovendo far fronte al sovrappopolamento e alla carestia, essi provocarono il crollo dell'ordine sociale dell'isola. Tra la violenza e il caos, le grandi statue, simbolo di quest'ordine scaduto e ora odiato, furono buttate a terra e lì lasciate con il collo spezzato. Il professor Da Silva racconta che questo Moai proveniva dalle cave di Ranuraraku e che era il più grande mai eretto sull'isola di Pasqua.
La corona, o cappello, delle statue proveniva da un vulcano sul versante opposto dell'isola. Questa statua, la più grande di tutte, fu anche l'ultima ad essere rovesciata. Este es el último Moai que estaba en pie. Así es que es el más grande y es también el último Moai botado. But in this period of depletion of the natural resources and of heavy population, that is, as I was telling you, correlates with the period in which this... Ben stretto dalle cinture a questo fragile velivolo, decollo per un volo di collaudo. Sotto di me, gli Aus, altari maestosi, seguono il profilo frastagliato della costa. Frutto di un lavoro lungo e difficile, la loro funzione resta ancora sconosciuta, nonostante la presenza nelle vicinanze di forni crematori per i morti. Alcuni esperti hanno ipotizzato che le statue siano state forse trasportate nei vari punti dell'isola con delle imbarcazioni di giunchi. Se davvero fosse stato usato questo metodo, alcune di queste statue sarebbero state inevitabilmente disperse e dovremmo ritrovarle durante le nostre immersioni esplorative. Sotto la superficie tutto è calmo. La luce opalescente dei nostri fari rivela un vuoto irreale. Siamo quasi stupiti di arrivare su un fondale sabbioso. Un gradino a 30-40 braccia di profondità, largo qualche miglio, circonda tutta l'isola fino agli abissi marini del Pacifico. Sono molte, moltissime altre magari ancora sotterrate, seppellite dal cedimento della scarpata. Questa statua ribaltata era un tempo dritta come le altre, ma poi ha progressivamente ceduto a causa delle forze naturali dell'erosione. Gli dico, mi era stato raccontato che tutte le statue erano andate distrutte durante una rivoluzione. No, mi risponde Malloy, non le statue della cava. Nella cava è rimasto tutto intatto. Sono state rovesciate solo le statue che si trovavano sugli altari, gli Aus. Nel XVII secolo, in un eccesso di furia distruttrice, tutte le statue dell'isola furono buttate giù. Ma quelle della cava, che erano ancora cieche e non esistevano quindi realmente, furono risparmiate. Per scolpire queste statue gigantesche, si cominciava a sgrossare il blocco, scavando un solco tutto intorno. Poi si scolpiva, prima la parte superiore ed in seguito quella inferiore. Nel frattempo, la statua appoggiava su una lunga e stretta chiglia, che veniva poi ritirata al momento del varo. Per sostenere la pesante statua, la parte inferiore veniva riempita di terra pressata e la chiglia veniva distrutta, frammento per frammento, finché la statua tenuta non fosse stata pronta a scivolare lungo il pendio per prendere posto nella fossa pronta a riceverla.
Le grandi Moai, raffigurazioni di antenati e non di dei, detentrici della mana o potenza spirituale, pesavano fino a 15 tonnellate. Venivano calate su piani inclinati, poi trainate con dei cavi in fibra su dei carrelli in legno, materiale allora abbondante, fino all'altare che avrebbero dovuto ornare. Alla base del pendio, le statue sono allineate come manichini nella vetrina di un negozio. Perché questo accumulo? Ai piedi del vulcano, le statue attendevano di essere trasportate. Venivano erette alla base del pendio per fissare sul loro ventre un grosso carrello in legno. La produzione si effettuava più rapidamente del trasporto. Ne risultava un rallentamento, un ingorgo preistorico. E intanto uno stock, un inventario impressionante, veniva costituendosi. Da qui, dice il dottor Malloy, si vede bene che gli isolani cercarono di trar profitto da ogni minima porzione di terra sulla loro isola sovrappopolata. Quanti erano? Diverse migliaia? Su questo isolotto sperduto? Diverse migliaia, forse 20.000. Forse, o forse un po' meno. Difficile a dirsi. Ma è evidente che la... Custo va a caccia di spiegazioni plausibili. Una variazione del livello dell'isola, forse. Insieme ad altri membri dell'equipe, si prepara ad ispezionare i fondali sottomarini circostanti. Allontanandoci dall'imbarcazione che galleggia al di sopra di noi, scopriamo rapidamente che il tavolato che circonda l'isola è anch'esso deserto. Come se l'impoverimento della terra in superficie si fosse poi propagato come un cancro verso il largo. Tuttavia, qua e là, appare qualche pesce. Ma siccome quest'isola è sprovvista di una scogliera frangente, contrariamente agli atolli del Pacifico, i primi coloni hanno certo dovuto trovare grosse difficoltà a catturarli. Grotte e caverne sottomarine scavano la roccia in profondità e si inoltrano a volte sotto il livello del mare, imprigionando sacche d'aria in una massa di lava solidificata. Vere e proprie gallerie sotterranee, formatesi in seguito al raffreddamento del tufo vulcanico, esse sono molto simili a quelle esplorate sull'isola, tranne che per un unico dettaglio. Le caverne sottomarine non rivelano alcuna traccia di occupazione umana. Esse furono sicuramente sommerse molto prima dell'arrivo dei primi uomini a Rapa Nui. Ancora una volta, come in centinaia di luoghi sacri del passato, sogno che la Terra sia un organismo vivente, un sistema di forze strettamente solidali dall'equilibrio fragile e costantemente fluttuante. Il mare e la scogliera, l'albero e il deserto. Qui, forse, sull'isola di Pasqua, come altrove, gli esseri umani hanno interferito con un processo naturale e hanno scoperto, ma troppo tardi, che le ferite inflitte alla natura si cicatrizzano male, se mai guariscono. Le forme che emergono dal fondo ci sembrano vagamente familiari. Per un istante,
crediamo di aver trovato le statue sommerse che cerchiamo, ma un esame ravvicinato ci rivela solo dei blocchi di roccia vulcanica erosi e coperti di concrezioni. Nonostante la leggenda racconti che l'isola di Pasqua altro non è che quanto rimane di un continente sommerso, tutte le prove confermano invece che si tratta di un'isola d'origine vulcanica che si è sollevata dal fondale oceanico a causa di eruzioni successive. In superficie, attraversando il paesaggio spoglio, i membri dell'equipe hanno l'impressione inquietante di andare indietro nel tempo. Come potrebbe capitare ad un detective che perquisisce una stanza abbandonata, il passato diventa brutalmente presente. Avvenimenti da tempo dimenticati ritornano tangibili, quasi reali. In questo deserto assolato, ci sembra a volte di ascoltare voci soffocate da migliaia di anni. Su tutta l'isola, come versetti di una breve preghiera, si diffonde una litania di pietre cariche di immagini, di incisioni rupestri, di uomini uccello, di fiori, di pesci, di tartarughe e di centinaia di altre figure fantastiche. Le numerose grotte presenti nella roccia vulcanica dovevano certo servire da rifugio agli uomini. Nella maggior parte delle 200 caverne esplorate, l'equipe ha trovato scheletri o reliquie. Dicate i suoi bagagli. Immagini scolpite nella pietra. Una tromba di roccia cava che non si usa ormai da tempo. Arenatesi sulle rive del tempo, le celebri statue o Moai sembrano ancora attendere il ritorno di coloro che le abbandonarono. 1, 2, 3, 4, 5. There were six. And what six is originally, this? Yes. Mm-hmm. Is there any project to restore it? No, it's broken into a great many pieces. Broken. And can't be re-erected. And the one on the other side is eroded to almost nothing. Yes. That one, too, was found in the sea. It was found in the sea? Come grotte sommerse dal mare, gli episodi della storia dell'isola restano scorlenne ed imperiosa per i cittadini di un'isola ben più... Dispersa fra le immense solitudini del Pacifico, a 2000 chilometri dalla più vicina isola abitata, a 4000 chilometri dalla costa sudamericana, l'isola di Pasqua è il posto più isolato e più inquietante del nostro pianeta. Ormai dimenticata, il suo testamento resta lì, inciso nella pietra. Ah.
Mute celebrità della storia, le statue monumentali dell'isola di Pasqua sono i testimoni di un passato che non sono più in grado di descriverci. Qui visse e perì un modello su scala ridotta del nostro stesso mondo. Come bambini nati morti, alcune statue. Nella tendopoli, in cui troveranno vitto e alloggio, i membri dell'equipe cominciano a preparare la missione. Ci sono Michael Sullivan, pilota e sommozzatore. Dominique Arieux, cineoperatore. Jean Cousteau, intendente al campo. Guy Joas, tecnico del suono. Dominique Soumian, capo sommozzatore, e infine Philippe, incaricato di organizzare l'esplorazione dell'isola e dei suoi 13 secoli di storia. Nelle prossime settimane scopriremo l'intera isola e il suo litorale sottomarino. Ci sposteremo a cavallo nell'entroterra selvaggio come gli autoctoni, malgrado una diffidenza reciproca. Scaleremo ripide scogliere alte più di 200 metri, veri e propri bastioni eretti contro il mare. Esploreremo le caverne scavate quasi ovunque nella roccia vulcanica. Per avere una visione globale, prenderò le vie dell'aria di modo che non passi inosservato nessuno degli indizi che possa permettere di svelare la vera storia di quest'isola. Un gommone, l'imbarcazione ausiliaria di immersione, viene accuratamente preparato ad affrontare le turbolenze delle acque costiere di Rapa Nui. Per la ricognizione aerea, assembliamo sul posto un velivolo sul quale un artista dipinge il simbolo più appropriato. L'immagine stilizzata del Tangata Manu, l'uomo uccello, oggetto di culto durante i 200 anni seguiti all'abbattimento delle grandi statue nel XVII secolo. Ben stretto dalle cinture a questo fragile velivolo, decollo per un volo di collaudo. Sotto di me, gli Aus, altari maestosi, seguono il profilo frastagliato della costa. Frutto di un lavoro lungo e difficile, la loro funzione resta ancora sconosciuta, nonostante la presenza nelle vicinanze di forni crematori per i morti. Antropologi e esploratori hanno cercato di penetrare i misteri delle origini culturali dell'isola di Pasqua. Il professor Da Silva, dell'Università di Santiago del Cile, rintraccia i probabili itinerari migratori dei primi abitanti di Pasqua attraverso le isole polinesiane. Nuova Zelanda e Isla di Pasqua. Questi, racconta il professor Da Silva, arrivarono al più tardi con il leggendario re Otumatua durante il VII secolo della nostra era. Partiti dalle Marchesi, per popolare anche le Hawaii, Tahiti e la Nuova Zelanda, i coloni erano probabilmente alla ricerca di nuove terre, quando la tempesta li scaraventò sull'isola di Pasqua e lì li lasciò prigionieri per sempre. Come tutti gli emigranti polinesiani, avevano imbarcato donne e bambini, e anche gli animali domestici e le piante che permisero loro di fondare una colonia.
L'antropologo Robert Kroll descrive le incisioni rupestri che rappresentano le scialuppe a bordo delle quali arrivarono fin qui. This is a petroglyph of a double-hulled, high-stern Polynesian voyaging canoe. Si tratta di una scialuppa polinesiana a doppio scafo e con poppa rialzata, dice, incisa su una pietra scoperta nel 1974 dal dottor Malloy. Il dottor Kroll indica il profilo dei due scafi della scialuppa e della poppa rialzata dove prendeva posto il capo, il re o Ariki. And these lines going up here represent the high stern of the canoe where the chieftain, the king or Ariki rode. Il professor William Malloy, un'autorità sull'isola di Pasqua, dice a Cousteau che le statue non sono così stilizzate come si potrebbe credere. Al mio commento sul naso un po' esagerato di tutte queste statue, il dottor Malloy replica che si tratta di una rappresentazione stilizzata del naso di questo popolo e che, dopo tutto, questa gente assomiglia alle statue. In un certo senso, queste statue sono le caricature di numerosi isolani. In risposta alle mie domande, il dottor Malloy precisa che ci sono durale e hanno scoperto, ma troppo tardi, che le ferite inflitte alla natura si cicatrizzano male, se mai guariscono. Anche vista dal cielo, l'isola rivela tutta la sua aridità e sterilità. Una vegetazione rada e qualche albero piantato qua e là dopo la sua scoperta. Numerosi indizi e testimonianze attestano tuttavia che i primi coloni vi trovarono arrivando foreste lussureggianti. Disegnando o ricalcando a matita alcune incisioni rupestri, ecco apparire immagini di fiori e grandi alberi una volta comuni sull'isola. Il professor Da Silva rievoca per Cousteau immagini della vegetazione di Pasqua in un tempo remoto. The flower, the tea, and the tree, only tea and the only flowers, the old tree. Le incisioni rupestri rivelano fiori ed alberi immensi. È un elemento essenziale della storia dell'isola. Visto che quando fu scoperta non restava più praticamente nessun albero. When the island was rediscovered, there were practically no tree left. Yes. The eucalyptus that we see have been planted thereafter by the company. Nel museo dell'isola, il professor Malloy descrive altri oggetti preziosi, tutti in legno. Ciò che più colpisce in merito all'isola di Pasqua, dice, è che vi si incontra un popolo ai confini della civiltà. Questo popolo possedeva un linguaggio scritto, inciso su tavolette di legno come questa. È un linguaggio geroglifico, che non è mai stato decifrato, sebbene eminenti linguisti vi stiano lavorando. Non se ne conosce il significato. È uno dei misteri più inquietanti dell'isola di Pasqua. Ci si chiede come mai una comunità così piccola avesse bisogno di un linguaggio. Effigi incompiute, assopite per secoli, si disgregano lentamente fra la pioggia e il vento. E le voci dei vivi testimoniano una totale indifferenza al loro passato. Yeah.
Oggi cileni a tutti gli effetti, gli abitanti di Pasqua, questo è il nome spagnolo dell'isola, o Rapa Nui in polinesiano, hanno perso anche la memoria della propria identità culturale a contatto con la civiltà occidentale. Gli abitanti di Pasqua sembrano ignorare che per quasi un millennio, confinati su quest'isola triangolare di appena 21 km per 15, i loro antenati avevano generato una civiltà in miniatura, unica nel suo genere, con le sue complesse strutture sociali, le sue credenze, la sua tecnologia, la sua scrittura. Dopo la sua scoperta, avvenuta nella domenica di Pasqua del 1722, ad opera del navigatore olandese Roggeveen, la cultura occidentale si abbatté sull'isola come un tifone. Al saccheggio dei mercanti di schiavi peruviani e delle baleniere americane si aggiunse il vaiolo che decimò gli indigeni. Al punto che nel 1877, di una popolazione che contava 20.000 anime, non restavano che 111 sopravvissuti stravolti. Per quanto recenti, essi ignorano praticamente tutto delle catastrofi che hanno segnato il loro passato. Ma senza alcun dubbio, i primi abitanti dell'isola di Pasqua furono marinai che avevano perso la rotta a causa del vento, naufraghi del Pacifico, originari delle lontane isole occidentali della Polinesia. Al calar della sera sull'isola mi vengono in mente una miriade di domande. Quando degli esseri umani si trovano confinati in un mondo così limitato, è possibile che davvero non arrivino a sognare cose impossibili, straordinarie, gigantesche? Something that I wonder. Do we have... E ancora, si potrà mai avere un'idea di come fosse realmente l'isola all'arrivo dei primi uomini? Nascoste fra le piante di banane restano ancora le vestigia di minuscole trincee, dei rifugi che furono abitati. Ma gli alberi hanno smesso di proteggere l'isola e devono essi stessi essere protetti da piccoli muri di pietra. Le vestigia più impressionanti si trovano comunque nella cava di Rano Raraku. Resto sbalordito dalle dimensioni della più grande di tutte le statue in costruzione nella cava. 22 metri d'altezza e pesante più di 400 tonnellate. Quando i lavoratori la videro, dice scherzando il dottor Malloy, devono aver detto, basta così, era troppo per loro. Il culto delle statue volgeva al termine. Lei crede che il crollo repentino della loro civiltà sia dovuto a questo? Chiedo. Molto probabilmente la loro cultura doveva cambiare per sopravvivere. È quanto è successo con la comparsa di una nuova religione che sembrava loro più facile da sostenere, il culto dell'uomo uccello. Siccome le tracce della preistoria sono spesso più visibili da alta quota che al suolo, Philip effettua numerose escursioni aeree. Dopo settimane di esplorazione inizia una nuova ricognizione aerea. Ma stavolta il volo avrà per lui un tragico epilogo. A causa di un guasto al motore, a 80 metri d'altezza, il velivolo precipita e cade non lontano dal lebrosario dell'isola. Scoperto dai lebrosi, Philip viene trasportato e riceve finalmente le prime cure mediche. Più tardi, al crepuscolo, Michael Sullivan e Dominique Soumian tornano ad esaminare il luogo dell'incidente. Il velivolo è irrecuperabile. Questo ci ricorda che la nostra tecnologia, come molti altri dei, può fallire.
Ridotto un po' meglio del suo apparecchio, Philip sopravviverà. Dopo un anno di cure e diverse operazioni, si ritorna.